Tutti i boletani della zona, tra i 27 e i 40 anni, 10 ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata, furti in abitazione, furti aggravati, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, ricettazione. Rapinatori professionisti che avevano sempre lo stesso modus operandi. L'indagine parte nel dicembre del 2016. E stiamo parlando, non so se vi ricordate, di quelle rapine che si sono verificate sotto il periodo natalizio, anche addirittura. Addirittura alcune sono state il giorno seguente. Chiaramente l'intuito investigativo nasce nel momento in cui vengono analizzate nel dettaglio le attività. Noi, grazie soprattutto alle analisi dei sistemi di videosorveglianza, siamo riusciti a raccogliere in un episodio, poi in un altro, tutti quei tasselli che poi messi insieme addirittura ci hanno consentito di ricostruire un'associazione. E non è semplice dimostrare che quel gruppo opera in maniera organizzata e associata. 5 rapine a mano armata consumate ad anni di esercizi commerciali di Eboli e Battipaglia tra il dicembre 2016 e il gennaio 2017, 2 furti di autovetture utilizzate poi per commettere le rapine successive, 3 furti in abitazioni commessi ad Eboli nel febbraio del 2017, 11 furti di beni custoditi all'interno di autovetture in sosta consumati nei comuni di Eboli, Battipaglia e Capaccio tra il dicembre del 2016 e marzo 2017. 4 tentativi di furti all'interno di esercizi commerciali di Eboli verificatisi nel febbraio del 2017. L'operazione si inserisce ed è risultato dell'attività di contrasto ai reati predatori che vede la Procura della Repubblica di Salerno, in collaborazione con le forze dell'ordine, aver intensificato il contrasto contro questo fenomeno con suddivisione per aree geocriminali, nonché mediante uno studio strategico del fenomeno che non si limita a perseguire il singolo episodio criminoso, ma a ricostruire l'operatività di specifici gruppi criminali dediti alla consumazione dei reati predatori. Fare un'azione di contrasto efficace attraverso l'organizzazione della conoscenza di questa tipologia di reati commessi in determinate aree geocriminali che noi abbiamo diviso tra noi tutti, in modo da condividere questa conoscenza e in modo da creare una specializzazione proprio nella conoscenza specifica di questi fenomeni, che ci aiuta anche ad orientare l'investigazione. Eccoli, sono 8 dei 10 indagati presi dai carabinieri della compagnia di Eboli, erano diventati il terrore della Piana del Sele, agivano in modo professionale, nascondevano viso ed abbigliamento, addirittura le scarpe, a volte travisavano anche la voce parlando in altri dialetti. A loro si è arrivato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, controllo dei tabulati telefonici. Qualche furto e rapina è stato quasi vissuto in diretta dagli inquirenti che, partendo da un'auto usata per uno dei crimini, filmata da una videocamera di sorveglianza, lentamente sono arrivati a delineare e ricostruire il quadro dei responsabili. Per Nicola Luise, 36 anni, Margherita Iula, di 41 anni, Cristian De Lisa, di 29, Carmine Galangos, di 39, già detenuto quest'ultimo, è seguito l'ordine di custodia cautelare in carcere. Per Tania Postiglione, di 30 anni, Vito Gardo, anch'esso 30enne, Giuseppe Marotta, 25 anni, e Damiano D'Amato, 34, combinati invece gli arresti domiciliari. Per gli altri 2, divieto di dimora. Tutti residenti ad Eboli, responsabili a vario titolo di ben 25 crimini diversi consumati dal dicembre del 2016 al gennaio del 2017.